Sì, grazie Presidente. Beh, certamente questa legge regionale inizia con dei bei titoli e delle belle promesse. Contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile. Questo è una premessa che penso piaccia a tutti. Purtroppo però, come abbiamo imparato in queste aule, spesso ai titoli non corrispondono poi le azioni, perché in realtà questa legge, dietro un titolo così bello, non mette un limite certo al consumo di suolo. Quel 3% venduto come una grande conquista rispetto all'urbanizzato è virtuale e soprattutto ha dei limiti pericolosi che riguardano intanto il transitorio, perché può sicuramente portare una corsa ad attuare le previsioni che oggi sono ancora tutte lì e sono ancora tutte pendenti. È vero che la crisi è ancora forte, però non vorrei che di qui a 3-5 anni questa falla, questa elasticità all'interno di questa previsione di legge in realtà porti e aumenti ulteriormente il consumo di suolo. Poi magari ve lo venderete anche come aumento del PIL regionale, ma bruciare ancora territorio vergine sulla pira, nella fucina della crescita, io penso che non ce lo possiamo permettere. Non a caso ancora qui oggi ho sentito parlare di filiera edilizia, di congiuntura favorevole. Il problema è che non possiamo continuare a pensare che la crescita vada accoppiata al consumo di territorio, cioè bisogna cominciare a pensare di disaccoppiare la crescita economica col consumo di suolo. Questo è quello che è stato fatto fino ad oggi. È inutile che qualcuno oggi sia venuto a dire la legge 20 ci ha salvato nel momento nel momento espansivo, ci ha protetto. La legge 20 purtroppo su questo ha fallito. Perché? Perché ancora oggi ci sono terreni e territori che si sono mangiati il suolo. Io vengo, come ricordava prima la consigliera Sensoli, veniamo da territori dove abbiamo comuni che hanno ormai il 30, il 40, il 60% del proprio territorio urbanizzato. Io penso al comune da cui vengo, Gambettola, che ha quasi il 40% di territorio urbanizzato. Ma quel 3% dove lo andrà a sviluppare? Proprio in questi giorni mi sono visto sbucare già il profilo di un nuovo capannone di una superficie dedicata al commerciale, dove ormai siamo invasi da strutture commerciali. Inoltre sono escluse troppe esclusioni. Io penso a tutte le casistiche legate alle grandi opere, alle opere di interesse pubblico. Penso sempre al nostro territorio. Nel nostro territorio e comincia a farsi avanti la previsione di un nuovo ospedale. Consumerà quel nuovo ospedale, che sia una buona idea o meno, 22 ettari di nuovo di terreno vergine, senza che quello vada a incidere sul 3%, ma da altre parti ci sono bretelle, ci sono strade, ci sono autostrade che si vanno a costruire e queste verranno escluse da quel 3%. Quindi il consumo di suolo purtroppo continuerà. Senza ad esempio che ci si dica per quelle opere prevediamo una compensazione. Se pensiamo all'ospedale di Cesena, si abbandona il terreno del vecchio ospedale, ma per quello lì cosa facciamo? Facciamo il de-sealing, come si direbbe in termine tecnico, ma anche il de-sealing in questa legge non è ben definito. Diventa un'operazione, diciamo, virtuale. Ma che cosa vuol dire desigillare un terreno? Togliamo i primi 10 centimetri di cemento, lo bonifichiamo, lo rendiamo di nuovo terreno vergine sul quale si possono piantare alberi, si può fare un bosco urbano o si può addirittura coltivare, ma ci sono la fertilità dalla desigillazione, sono aspetti ben diversi. Di questo ovviamente non si parla, e di questo non si parla neanche a carico di chi magari potrà espandere e potrà fare investimenti di urbanizzazione. L'altro aspetto critico,
capacità di negoziazione, no? Qualcuno diceva, ma i comuni hanno ancora, mantengono questa capacità di negoziazione? Beh, secondo me i comuni, probabilmente soprattutto i più piccoli, si ritroveranno con una pistola puntata alla tempia, perché quei 60 giorni inderogabili in cui devono rispondere alle proposte di accordi, secondo me, quando ci saranno soprattutto grandi interessi, grandi aziende che avranno tecnici, avvocati, il comune, i consiglieri comunali si troveranno in difficoltà a dover rispondere a queste iniziative. Quindi secondo me ci sarà sicuramente una sperequazione di potenza di fuoco al quale i comuni faranno fatica a rispondere. Cabina di regia, qualcuno invocava una cabina di regia, ma la cabina di regia prima era la pianificazione, ma adesso la pianificazione con questi accordi che possono arrivare viene sicuramente smontata. Ecco, allora questa legge noi riteniamo non difenderà il suolo, perché fino ad oggi, negli ultimi 4-5 anni, quello che ha difeso il suolo purtroppo è stata la crisi economica che ha salvato il territorio. E se domani, come tutti speriamo, la crisi comincerà a mordere di meno, chi la difenderà? Questa legge? Noi riteniamo proprio di no di sicuro, perché quel transitorio, come dicevo, se la crisi morderà un po' di meno, attuerà tutto l'attuabile. Perché è finito il transitorio, e anche qui, che ci garantisce che questo transitorio tiene? La Lombardia, che nel 2014 aveva fatto la sua bella legge salva suolo, proprio quest'estate mi sembra è andata a ritoccare i termini temporali di quello che mi sembra fossero 30 mesi, qua noi parliamo di 36, li è andati a togliere. Quel 3% è un limite elastico e quelle definizioni sono deboli. Infine, un appunto sulla decrescita, no? Prima il consigliere Calvano, come ormai suo solito, diceva ma voi qua volete la decrescita è infelice, la decrescita ha un'accezione negativa, ed effettivamente la decrescita in tempi di crisi sicuramente ha un'accezione negativa, ma una crescita che non riduce generazione di rifiuti, che non riduce sprechi di energia, che non riduce consumo di suolo, non possiamo chiamarla crescita. Non possiamo chiamarla crescita. Allora, invece, una crescita che coniuga la decrescita dello spreco di risorse, la decrescita dei consumi energetici, la decrescita del consumo di suolo, è una crescita positiva. E allora bisogna fare attenzione a utilizzare questi termini. Infatti, ad esempio, io penso che un legislatore intelligente si debba occupare del benessere e della protezione dell'ambiente e debba abbandonare l'idea che tutto questo possa essere raggiunto esclusivamente attraverso la crescita del PIL, perché siamo ancora legati a questo termine, no? E se invece ci occupiamo di benessere e di prosperità, allora dobbiamo diventare, fra virgolette, agnostici rispetto al PIL, rispetto a quei termini di crescita. Questo non vuol dire decrescita, vuol dire che bisogna pensare ad un equilibrio. Recentemente alcuni economisti hanno ipotizzato, diciamo, una sorta di modello che si chiama economia della ciambella, che vuol dire che dobbiamo sicuramente pensare che al di sotto di certi standard, di certi diritti come la casa, il lavoro, il reddito, la possibilità di fare impresa, non possiamo scendere, ma al di sopra di tetti fisici, di limiti che il nostro pianeta ci impone, non possiamo andare. E quindi una crescita che pensa e che permette il consumo di suolo all'infinito, il consumo di energia all'infinito, non possiamo andare. E quindi questa legge doveva definire un limite al consumo di suolo. Questa legge purtroppo non lo definisce. Concludo facendo un breve accenno all'ordine del giorno che presento, che riguarda un regolamento legato alla vecchia legge che oggi praticamente si va ad abrogare, che è quello delle aree produttive ecologicamente attrezzate. Bisogna che
all'approvazione della ormai direi imminente della nuova legge si pensi che cosa si vuole fare di quelle aree produttive ecologicamente attrezzate, perché al di là del fatto che sempre nei miei territori, nei nostri territori da dove provengo, a Gatteo c'è una previsione di consumo di terreno vergine di ulteriori 30 ettari per attività produttive ecologicamente, per aree produttive ecologicamente attrezzate, e già questo è al di fuori di qualsiasi previsione, basandosi addirittura su piani provinciali vecchi di anni che prevedevano uno sviluppo che ormai non c'è più, oppure che prevedono che hanno già sul territorio aree urbanizzate e pronte ma ferme, che hanno capannoni che si stanno svuotando, e noi qualcuno ha l'idea di prevedere ulteriori 30 ettari di consumo di terreno vergine. Beh, a parte questo, quel documento, quella delibera della Regione dice che le aree produttive ecologicamente attrezzate non sono compatibili con residenziale. Bene, quel documento non era abbastanza chiaro, perché tre comuni hanno previsto un'area produttiva ecologicamente attrezzata nel PSC intercomunale che interclude al suo interno delle abitazioni, che fino a poco tempo fa, fra l'altro, erano, non so, residenziale periurbano. Quindi quel documento non ha difeso dei cittadini. Oggi, con questa legge che gli standard e i regolamenti li va ad attenuare ancora di più, io vedo un ulteriore pericolo. Quindi l'invito nel nostro ordine del giorno è che con la nuova legge si vadano a definire bene e in maniera non interpretabile le caratteristiche delle aree produttive ecologicamente attrezzate, che fra l'altro nella nuova legge sono appena accennate, soprattutto sono accennate riguardo al piano metropolitano, ma non sono accennate nei piani di area vasta. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri iscritti in discussione generale, consigliere Bertani, prego. Chiedo scusa, Presidente, siccome mi si erano coperti gli appunti, ho solo gli ultimi due punti. Altro aspetto importante che manca in questa legge è il censimento dei capannoni e degli edifici inutilizzati. Abbiamo un patrimonio infinito, ormai purtroppo, dovuto alla crisi, dovuto anche a investimenti sbagliati, perché si pensava all'edilizia come risorsa finanziaria e non come bisogno da sopperire. Abbiamo migliaia di edifici sfitti, migliaia di capannoni non utilizzati, e non si può pensare ad una programmazione che non c'è più senza pensare a quella lì. Qua si parla velatamente di anagrafe, ma un censimento dello sfitto, un censimento dell'inutilizzato sicuramente andava e va fatta. Infine, il pericolo della perequazione territoriale. Abbiamo comuni che hanno ormai edificato tutto l'edificabile e quel 3%, temo, lo andranno a regalare a comuni vicini che invece hanno territorio vergine da consumare. Oppure faremo, come è in previsione sempre nei nostri territori, una fusione fra un comune che ha tanto territorio già urbanizzato ma non ne ha più di urbanizzabile con un altro che invece ha tanto terreno a disposizione. E così avremo un ulteriore incentivo negativo alle fusioni dei comuni.